Nello scorso episodio abbiamo potuto assistere all'amaro esordio in promozione da parte di Samuel e dell'MSP, che con un 4-1 in finale per il San Felice non è riuscita a trovare la prima storica vittoria in promozione. Sarà questa la settimana giusta per la prima vittoria? Scopriamola ancora una volta assieme, oppure scopriamola e basta. Allora cap, ci siamo? Siamo in ritardo, mo. Lo so, hai ragione. Siamo in ritardo per questa prima vittoria. Miau! Primo gol in promozione? Già fatto. Quindi cap, domande delle domande. Ma la squadra di oggi la conosciamo? Io ci ho giocato contro 2 anni fa, era una bella squadra. Comunque questa macchinata bene, eh? La macchinata della promozione in promozione. Tutti al completo. Speriamo non diventi la macchinata della retrocessione. Dalla prima categoria alla promozione, visto che magari in tanti se lo chiedono, qual è la differenza subito così, primo impatto? La differenza è che in promozione si corre di più e si corre meglio, e trovi della gente che di base sa giocare a calcio. Ed è piuttosto perché hai meno tempo per ragionare, meno spazi, no? Tu che giochi sulla fascia, affrontare difensori di prima categoria, affrontare di promozione è sposta. Per Albi non sposta perché Albi va via tutti. Albi è una mezzala. Perché altro ci sono quei 2-3 giocatori a squadra che sono forti. Mm. Cioè te ne accorgi, mentre prima categoria fa tutto un po' schifo. Dai, allora speriamo di far bene. Ci siamo! Uè, Pippo! Oh ragazzi, si è schiarito il cielo, che bello! Lo stimolo è fondamentale, se no che squadra siamo? Giochiamo ognuno per i cazzi propri? Non è così, eh? Squadra vuol dire giocare insieme. Perché se giochiamo ognuno per i cazzi vostri, abbiamo già perso in partenza. Ma non oggi, abbiamo perso. Siamo sconfitti, non dal risultato, siamo sconfitti. Perché non è l'obiettivo di questo gioco. A tennis si gioca da soli, qui no. No. Salve a tutti, ci troviamo nello stadio San Cesaro sul Panaro. Come potete vedere da queste immagini c'è una telecamera a riprendere, ma purtroppo le riprese sono state perdute. Questo è quello che accade quando non c'è Gnabry a filmare. Comunque, eccoci qua per la seconda giornata di promozione Atletico SPM contro MSP Calcio. Ecco le squadre, sono in campo, è tutto pronto per questa super sfida. Parte allora l'MSP Calcio, subito con un lancio in area per l'attaccante, ma riceve palla il portiere avversario. Ancora l'MSP
vuole andare avanti, prova il cross in mezzo, reclamano un calcio di rigore, ma niente, l'arbitro fa proseguire l'azione. Prova allora lo schema, l'SPM funziona con il cross del 10, palla in mezzo, spazzata via. Palla per Fini dal limite, prova il tiro! 1-0 MSP Calcio, la sbloccano subito al decimo minuto. Partono in vantaggio contro l'Atletico SPM, un buon inizio. E allora continua Samuel, vuole il 2-0, ancora Samuel, ha il pallone tra i piedi, nessuno glielo toglie, la passa per Mazzetti sulla fascia sinistra, ancora corre, bravissimo Mazzetti, ma viene stoppato un attimo. E allora prova ad andare indietro, tiene ancora il pallone, bravissimo, e viene servito Samuel, da uno sguardo in mezzo, Samuel la lancia verso il lato destro, bellissimo lo stop, ancora il pallone l'11, palla per Feraco, la cross in mezzo, palla spazzata, peccato. Ancora l'Atletico che vuole andare avanti, ma Samuel bravissimo in fase difensiva. L'SPM la crossa in mezzo, c'è la palla per l'attaccante, il numero 10 la tocca e c'è fallo, calcio di rigore, l'arbitro lo assegna per l'SPM. E allora c'è San Marco dal dischetto con il numero 9, carica il tiro, 1-1 al 28esimo del primo tempo, l'SPM la riaggancia ed ecco qua l'esultanza, molto sobria. E allora ancora continua alla ricerca del 2-1, ma la palla viene spazzata da Bertan, va il numero 10 che è anche il capitano, bellissimo il passaggio per il 3, provano un 1-2 pazzesco, ma perde il pallone, commette fallo. Va Feraco, cross in mezzo, c'è la palla, c'è il portiere che subisce un fallaccio. Va allora ancora l'SPM dal calcio d'angolo, la palla finisce fuori, provare il tiro, viene smorzato, la butta via Bertan, c'è il 3 che tira fuori di poco. Va avanti Samuel, ancora il pallone, prova i dribbling, bravissimo Samuel a tenere il pallone, ancora Samuel va avanti, non riescono a toglierlo, un fenomeno. Va allora ancora il lancio verso la fascia destra per il numero 4 dell'MSP. Bello il doppio passo, prova il dribbling, va avanti sulla linea di fondo, c'è la palla per Samuel, il tiro murato. Mamma mia che azione da parte dell'MSP. Feraco va di spallata e qui cade il numero 9 che simula clamorosamente e infatti l'arbitro punisce e dà punizione all'MSP. E la cross in mezzo, ancora prova Samuel di testa ma non riesce a prenderla, poi c'è il tiro da fuori, smorzato. E allora finisce il primo tempo, Atletico SPM 1, MSP 1. Passo la parola al nostro inviato speciale Michael Freeman. Bene ragazzi, sono Michael, fratello di Samuel, e siamo qua con questi bellissimi tifosi della squadra avversaria. Commenta a caldo su questa partita del primo tempo, cosa ne pensate? Tanta roba, partita abbastanza bilanciata. Come state vedendo Samuel giocare in questo momento? Ha fatto dei bei recuperi in difesa. È molto fisico. Speriamo che non vinca. No! Ho visto che ha fatto dei break cross e ha giocato bene in difesa. Ok. Un commento a caldo, Giorgio, sul primo tempo? Voglio essere ottimista. Dovremmo portare a casa nel granaio 3 punti. 3 punti, esattamente. Grande Giorgio. Bene ragazzi, siamo qua con il presidente dell'MSP e il dirigente dell'MSP. Un commento al caldo sul primo tempo? Risultato equo, che siamo sul 1-1, diciamo che il nostro portiere non ha fatto molto bene, no, diciamo, però i valori in campo più o meno sono simili. Ragazzi, sta per iniziare il secondo tempo e speriamo il meglio e forza MSP, andiamo! Bentornati con l'inizio del secondo tempo di questa seconda giornata di promozione. Come detto inizio video, purtroppo le riprese originali sono state perse e quindi nel secondo tempo è stata registrata solo una minima parte. E prima di dirvi com'è finito il risultato finale, vorrei mostrarvi questo osservatore del Bologna che sta guardando questa partita di promozione e analizza i giocatori. E allora si avvicina la fine e purtroppo è finita 2-1 per l'SPM Calcio con il gol al 28esimo del secondo tempo da parte di Romagnoli e quindi l'MSP perde anche questa partita. Ora ritorniamo al nostro inviato speciale Michael Freeman. E niente ragazzi, finita la partita, partita conclusa, siamo qua con Filippo e Tube. Allora un commento breve sulla partita? Partita persa, c'è da lavorare molto,
era uno scontro importante, anche se siamo solo alla seconda giornata. Speriamo di far meglio e dobbiamo lavorare in settimana perché poca corsa, loro più avanti fisicamente, su tutti i contrasti. C'è da lavorare, però siamo solo alla seconda giornata, quindi speriamo di far meglio, dai. Concordo con il mio compagno e penso che lavorando possiamo fare molto bene quest'anno. Bene ragazzi, allora vi saluto, buon sabato stasera. E dove andate a ballare? Sabato sera. Un compleanno. Compleanno? Ok, a te non si dice. Vabbè, ma dopo il compleanno? Non si sa. Bene ragazzi, dai, buona giornata. Bene ragazzi, siamo qua con il capitano, nonché... Okay. Non sai ancora come mi chiamo? Dopo un anno? Bertrand! Bravissimo! Bene ragazzi, siamo qua con il grande capitano della MSP, Bertan, e un commento veloce sulla partita. Purtroppo anche oggi è andata male per colpe nostre, siamo stati per 45 minuti nell'area nostra e giocare così si fa fatica. Squadra sicuramente giovane, però c'è ancora da migliorare un bel po'. Sul primo gol subito cosa ne pensi? Allora, secondo me quello non è mai rigore. Dal campo. Sicuramente Ferraco poteva fare casomai un passetto indietro, il portiere poteva uscire un po' prima, però per la dinamica secondo me non è rigore. Poi sul secondo probabilmente errore di posizionamento mio e del terzino, sempre Ale, potevamo fare meglio, però purtroppo giocare un tempo in area, un errore prima o poi lo commetti e fatto un tiro bello con specchio della porta, quattro volte, bravi loro. Grazie capo. Grazie a voi. Puntiamo alla prossima. Arrivederci e ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, abbiamo il portiere Gianni Comastri. Un commento veloce sulla partita. Linea allo studio. Ecco ragazzi, c'è la linea. Abbiamo Off Samuel. Seconda sconfitta di fila per noi, questo esordio in promozione è molto dura. Siamo partiti benissimo perché subito abbiamo fatto gol e sembrava che potessimo portarcela a casa. Poi ragazzi ci è andato un rigore che io lo andrei a rivedere al VAR un po' dubbio. Noi abbiamo preso tutto. Dopo. Non so come vi è sembrato dalla tribuna, se era rigore netto oppure non c'era mai. Al gioco non era rigore. Non era rigore, quindi... Però è sembrato, perché il portiere proprio gli è andato sotto mentre lui era in aria, capito? Quindi... Allora, lì ovviamente il portiere quando esce, tra virgolette, esce, però non è uscito per andare sull'uomo. Cioè l'uomo poi prima ha tirato e il portiere di inerzia gli è andato addosso, ma non era mai rigore. Ragazzi, per chi si intende di calcio non è mai rigore quello. Quindi subito un po' quel gol, non dico che ci siamo fatti demoralizzare, però quasi. E poi nel secondo tempo siamo mancati, perché nel secondo tempo purtroppo la squadra non è riuscita a girare bene, loro riuscivano a uscire bene palla al piede, noi non c'eravamo quasi mai. Un po' il centrocampo era sparito e ragazzi, attaccano, prima o poi il gol lo prende. Che ci serva quest'altra partita da lezione, ragazzi, è andata così. Cercheremo di metterci a posto quest'altra settimana che viene. Ragazzi, non bisogna mai mollare. Siamo agli inizi, esordio in campionato, in promozione. Abbiamo capito com'è l'ambiente, com'è il gioco. Quindi siamo sicuri che ci metteremo a posto. Dai, bocca al lupo per la prossima partita allora. Sì, speriamo bene, speriamo. Detto questo ragazzi, testa alta, perché non bisogna mai mollare. E siamo sicuri, anzi sono sicurissimo, che arriverà la nostra prima vittoria in promozione. Niente, questa per questa volta è andata così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bellissimo like, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita e di questa settimana. Detto questo ragazzi, forza MSP, testa alla prossima gara, che ci saranno delle belle sorprese. Quindi mi raccomando ragazzi, tifate per noi, tutto il vostro sostegno, forse, e andiamo MSP a fare questa prima vittoria in promozione. Forza MSP.